Clamoroso. Aspetta che vedo Momblano che si sta eccitando. Ha comprato un calciatore, incredibilmente, il Real Madrid. Chi è? A 17 minuti dal termine, comunicato ufficiale del Real Madrid Football Club, Adebayor. No. È un nuovo calciatore del Real Madrid e non sto scherzando. Adebayor. Questa è una notizia che mi spiazza perché... Perché Adebayor? Ragazzi, mo chiamo Florentino e glielo chiedo. No, questa è una notizia che allora, mi spiazza. Allora, oggi la dichiarazione di Florentino era: è impossibile migliorare questa squadra, per questo non abbiamo comprato nessuno. Hai Morata, hai Io questa notizia mi spiazza un po' perché Benzema. Da quello che sapevo era un obiettivo dell'Inter per l'anno prossimo. Ma chi è Adebayor? Adebayor, ma è sempre quella Adebayor che piaceva al Milan 20 anni fa. Adebayor è quello, tra l'altro è quello fatta con Gagliani in studio e con Furio Fedele che dice è fatta. Quanti anni ha Adebayor? Ma adesso vediamo, nel senso, questa è una comunicazione 32. Sul profilo. Andiamo a vedere il sito ufficiale dello United o il profilo Twitter, scusami, del Real Madrid. Adebayor. Io pazzesco, ripeto. Perché il Real Madrid prende Adebayor? Contratto depositato Martinez. Mati Fernandez. Ah, Mati Fernandez. Martinez, anche tu pensavi quello della Juve. Okay. Mati allora facciamo così. Andiamo un attimo in pubblicità. Così poi ci godiamo gli ultimi 15 minuti, anche se andiamo avanti fino a noi potremmo rientrare in diretta con l'annuncio di Vizio. Con l'annuncio di Vizio, quindi non perdiamo tempo. Ragazzi, avvisiamo Zanfone. Un attimo in pubblicità. Rischia di diventare un altro tormentone Ibra, Vizio. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito tra poco, grazie. No, nel senso, nel delirio dei social network. Nel delirio dei social poverino, network. Poverino, sta seguendo 200 notizie. È rimbalzato il comunicato ufficiale del Real Madrid, che risale però a 5 anni fa, perché il Real Madrid tesserò. Non due. Tesserò Emmanuel Adebayor, e quindi esatto. È circolato questo. Può essere una cosa. Ed corrispondeva all'orario. Può essere una cosa. C'ha 7 telefoni davanti. Aggiorna il software del telefono. No, c'ha 7 telefoni davanti. Oramai dai. 15 Twitter. E poi secondo me invece sotto... depositato Mati Fernandez. Momblano che ci ha aggiornato tutta la sera con notizie davvero incredibili, perché per esempio la notizia di Witzel, allora adesso Milan. Mancano stai buono, mancano 13 minuti alla fine del, anzi 12 minuti alla fine del mercato. Intanto è ufficiale anche Maximovic per quanto riguarda il Napoli, comunque era nell'aria, diciamo così, questa notizia. Resta da capire cosa succede con Witzel, perché stai calmo, Ruyu, perché c'è poco da ridere guardando il Milan, perché... Meno male che c'è Momblano. Stai buono. Questa è carina, però. Vabbè, questa passa alla storia, Stefano. Diamo una notizia di 5 anni fa. Se l'hai registrata è perfetta. Passa la storia. Gira, esatto. È come Tonetti col gol dell'Udinese. Esatto. Però è carina, cioè, dai una notizia a chiudere il mercato di 5 anni fa. Sì, ho capito, ma vuoi mettere a stare a compulsare continuamente? No, non ho mica detto che... Tutti i siti. Dire, però è spagnolo. Tra l'altro, Fusato ci ha annunciato che va all'Inter tra un anno. Dai, sentiamo da casa cosa ci scrivono. Gagliani non prende nessuno. Buoni, ragazzi. Buoni. Leggo qualche sms. Gagliani non prende nessuno a centrocampo per non far rischiare il posto al suo amico Montolivo, Lentolivo, questo Ale D'Alecco. Ancora Pompilio Witzel non piace se non arriva. Se arriva all'ultimo minuto, al leader, lui è Carlo. Ancora. Ma invece di un attimo. Ma invece di Mati Fernandez non potevamo prendere Keita della Lazio? Prego, Cesare, Mati rispondi. Io di Witzel erano prima ancora dei campionati europei, a quanto si parlò di Witzel e Matuidi, io dicevo, io sono dalla parte di Matuidi. Witzel a me non piace. Però, provato a fare Matuidi e non è... La Juve ha preso il Nano. Vuole stravincere stasera. Ecco. Ha annunciato Platini alla Juve al posto di Vizio. No, tra l'altro la 10 non l'abbiamo assegnata, Cristiano. Oh.